Speed è offerto da Apiu Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Cibe, la tua nuova casa, Clinica Nuova Ricerca, Consulta, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Isol Casa, Lasersoft, Lo Zodiaco Fronte Mare, Misano World Circuit, Osteria La Capannina e La Tramonteria, Qui si sana, Ristorante La Cappa, Rose and Crown, SGR Luce e Gas. Buonasera, bentornati a Speed di questo martedì 5 novembre. Siamo al rush finale ormai per tutto quello che riguarda sia la MotoGP che la Formula 1, Bagnaia e Verstappen protagonisti del weekend, ma per quanto riguarda la MotoGP tutto è nelle mani di George Martin, con un'unica gara ancora da disputare in quel di Barcellona, che va a sostituire purtroppo Valencia per il disastro incredibile. Ancora una volta la madre natura ci punisce severamente e quindi la donna ovviamente trova il circuito alternativo, dove il 17 di novembre ci sarà la sentenza finale di questo lungo impegnativo e soprattutto duellato alla grandissima dai due protagonisti in assoluto, Bagnaia e Martin. E vi anticipo già, non essendoci un weekend motoristico di grandissimo spessore né Formula 1 né MotoGP, la prossima settimana, quindi martedì 12 novembre, non andremo in onda, anche per un restyling a livello di clienti, anche per la programmazione di servizi da inserire nell'ultimo mese, che poi avremo modo di vederci fino al 17 di dicembre circa, per poi farci gli auguri di fine anno. Così lo sapete già, la regia è informata, avremo una settimana di lavorazione più in studio e dietro le quinte che non davanti alle telecamere, ma sicuramente il 19 novembre, due giorni dopo la fine del campionato del mondo, saremo nuovamente assieme, ovviamente sul canale 18 di Icaro TV. La MotoGP oggi primo posto di questa puntata di Speed. Ci colleghiamo immediatamente col nostro professore, giovane e preciso conoscitore delle due ruote, che è Matteo Nunes di motorsport.com. Ci sei, Matteo? Eccolo qua. Ciao Matteo, buonasera, bentornato. Credo che tu abbia seguito con la giusta attenzione e la grande adrenalina quello che è stato, diciamo, la pagina malesiana di questa stagione, che ha avuto addirittura un pronti via che poteva essere drammatico. Per fortuna, al di là dell'aspetto emotivo, non è successo praticamente niente, ma a conferma di quanto può bastare un niente nel motorsport, in particolare nelle due ruote, passare dispiaceri e andare in difficoltà per una gara che ha avuto un'esplosività pazzesca all'inizio e poi ha portato i due protagonisti in assoluto della stagione
Non lasciare lì nessuna opportunità di portare a casa il risultato pieno, ma con un certo tipo anche di rispetto e in particolare, dobbiamo riconoscere, un'intelligenza tattica come miglior calciatore possibile in Martin che a questo punto si prepara ad andare a Barcellona con un più 24 che non gli garantisce il titolo matematicamente, ma mette molto molto in difficoltà Pecco Bagnaia a pensare di fare 3 su 3. Caro Matteo, partiamo da qui perché il Gran Premio va letto nella sua completezza, qui non solo la gara della domenica, ma la sprint, le prove. Che atmosfera hai visto e quali sono i punti secondo te che bisogna sottolineare nel commentare la penultima gara di stagione? Beh, si può partire dicendo che se c'è una pista Alziamo un sulla po' l'audio, quale i scusa due. Matteo, sì, regia anche da te. Perfetto, grazie. Nella quale i due contendenti al titolo hanno fatto una gran differenza, è stata questa: in qualifica hanno polverizzato il record della pista e l'ha fatto Bagnaia, ma anche Martin era sceso sotto il record della pista con il terzo che si è beccato 9 decimi, per dare una dimensione di quello che erano in grado di fare rispetto agli altri su questa pista, e sappiamo quanto Sepang sia una pista completa. Diciamo che per le sorti del mondiale è stata decisiva la sprint, perché Martin è partito molto bene, si è messo davanti, Bagnaia era in pressing perché sapeva che non poteva perdere punti, ha commesso un errore banale alla curva 9 che Enea Bastianini ha rinominato la bastarda, e l'ha pagato perché è scivolato, e quello zero, l'ottavo stagionale, lo ha fatto precipitare a meno 29. Matteo, ti chiedo scusa un Poi secondo solo. Prova, come si dice, fra virgolette, a pistolare un attimo cavi, cavetti dell'audio, perché ogni tanto abbiamo una sorta di rimborso, di rimbombo, così, rimbombo un po' il suono con una parte sotto che un po' disturba. Vediamo intanto anche noi stiamo facendo la stessa cosa. Se sei ok, proviamo a andare avanti vedendo se abbiamo risolto questo rimbombo interno che dà un po' fastidio. Vai Matteo, scusa, ma sono quei dettagli che vogliamo ottimizzare quando si può. Parla? Io adesso non ti sento proprio. Aspetta un attimo. Tu hai toccato qualcosa, Matteo? Vai a gesti perché io ti vedo ma non ti sento. Ok, tu mi senti? Ah, quindi tu mi senti? Siamo noi che in questo momento non sentiamo te, eh? Cioè, no, lui sente noi, noi non sentiamo lui. Esatto. Prova di nuovo, attacca, stacca, prova, non lo so se accendi, spegni. Tu stai parlando, ma noi non ti sentiamo in questo momento per niente. Mentre tu prova a uscire e a rientrare, Matteo, eh? Ecco, torniamo un attimino. Intanto possiamo andare anche, se la regia è pronta, a fare il collegamento video anche con gli amici di Sant'Agata sul Santerno all'interno di Moto2000. Eccoli qua, loro li vediamo. Vediamo se ci sentono anche. Vai, Claudio. No, noi li sentiamo benissimo. Perfetto, e anche noi sentiamo bene voi. Vedo anche che hai un pilota di quelli famosi di fianco a te, quindi salutiamo il nostro amico Franco Ricci. Ciao Franco, tutto a posto? Fausto Ricci, scusami Fausto. Tutto ok? Sì. Quindi voi siete a posto. Allora, rimaniamo un secondo in stand-by, ragazzi, andiamo a vedere di recuperare Matteo Nunes. Proviamo a vedere se c'è, se è rientrato e se è in audio. Vai Matteo. Mi sentite adesso? Perfetto, molto bene. Allora, Claudio, rimanete lì, siamo pronti per darvi via la trasmissione come deve essere. Stava facendo un discorso, Matteo, completiamo quello che è il tuo biglietto di presentazione della giornata in Malesia, delle 3 giornate, diciamo, della penultima gara stagionale.
Sì, stavamo dicendo Bagnai è caduto nella sprint, quello di Nella fatto ha un po' chiuso i bastarda, come hai giochi. detto tu, che è stata denominata da quel matto simpatico che è Nea Bastianini. In effetti ha detto Bagnaia, ho frenato un po' meno, mi sono trovato con la ruota nella buca. Evidentemente loro, sentendo bene quello che è, diciamo, la situazione di asfalto, anche dove c'è la più piccola imperfezione, la vanno a captare, e questo avrebbe chiuso l'anteriore, perché lo hanno battezzato come un errore grave di Pecco. Dov'è l'errore? Nel frenare più piano, nel non modificare la traiettoria della percorrenza? Qual è l'errore che un pilota fa? Ma guarda, in realtà, cioè lui ha detto che alla fine, guardando i dati, la curva la stava facendo addirittura più piano. Domenica Martin ha rischiato di cadere alla stessa maniera a tre giri dalla fine. Anche lui ha affrontato la curva più piano e gli si è chiuso il davanti, ma è riuscito per un pelo a ritirarla su. È una curva che dicono proprio che paradossalmente, se affronti più piano, rischi di passare sulla buca. E lo paghi. Anche Morbidelli è caduto alla stessa maniera domenica. Purtroppo è una curva che può sembrare stupida da vedere da fuori perché è molto lenta, un tornantino, però trae in inganno. Quindi quello è una cosa pericolosa. Fammi sentire un attimo, Matteo, il pilota Fausto Ricci, perché è un addetto ai lavori. Se non ce lo spiega lui cosa può succedere, noi facciamo fatica a viverla nella stessa maniera. Fausto, io non so se tu in carriera quella curva l'hai fatta, se hai corso in Malesia o meno, rispetto a quando correvi tu il mondiale, e se c'era quella gara in quel momento lì. Quando si parla di errore del pilota, quando ti si chiude l'anteriore, quando Pecco racconta cosa è successo, dov'è l'errore del pilota e secondo te perché è successo a Pecco? Ma guarda, quei ritmi lì, come stavano tirando, ci sta. È una curva lenta, è una curva che arriva in velocità, la chiusura di anteriore è la classica che capita, quindi errore, se uno lo vuole chiamare errore, lo chiamiamo errore, però sono quelli inconvenienti che, come la caduta di Marquez, che ha fatto anche Marquez in gara, capito? Chiusura, non è la stessa curva, però quella chiusura anteriore, adesso le MotoGP dove rischiano sono in staccata, dove guadagnano sono in staccata, quindi perché in apertura bene o male vanno tutti uguali, e quindi infatti tutte le cadute che vediamo sono in frenata, capito? Quindi non direi errore di Bagnaia. Bagnaia stava tirando per non far scappare Martin, è incappato in questa scivolata. Martin in gara della domenica stava facendo uguale, però è riuscito a non scivolare. Se ci guardiamo, Bagnaia ha toccato un po' la riga bianca, però vediamo che da tutte le altre parti ci vanno sopra, quindi non direi è una scivolata, è una Fa scivolata. parte, diciamo, del gioco nel senso tecnico del termine. Matteo, ci pensi che chi ha vinto 10 gare probabilmente perderà il titolo? Cioè, cosa va riconosciuto secondo te a Martin per confermare la sua qualità assoluta, la sua maturazione che quest'anno secondo me è stata importante? Per cui in questo momento non possiamo fare altro che applaudire se dovesse portare a casa il suo primo titolo. Gli va riconosciuta la capacità di sapersi accontentare, perché le statistiche dicono 10 vittorie di Bagnaia, 10 secondi posti di Martin, 3 vittorie di Martin, un secondo posto di Bagnaia. E quindi è quello che fa la differenza, però si sta anche dibattendo molto da domenica sul fatto che forse bisognerebbe riconsiderare il sistema di punteggio, perché a oggi la realtà ci dice che gli 8-0 che ha fatto Bagnaia pesano molto di più di 16 vittorie in 38 gare, tra Sprint gare e lunghe e gara lunga. sprint. E quindi c'è chi sostiene che è un po' troppo sbilanciato probabilmente il sistema di punteggio se gli errori pesano molto di più delle vittorie. Ad esempio c'era chi proponeva che si potrebbe utilizzare un sistema uguale a quello della Formula 1, con 7 punti di scarto tra il primo e il secondo,
che per esempio se fosse stato così adesso Bagnaia sarebbe solo a 6 punti da Martin, non a 24, 24 e il mondiale sarebbe ancora apertissimo. Sì, si sta dibattendo tanto su questa cosa. Ma se non altro però prego Matteo, vai. Vai. Secondo te questa contestazione ha delle possibilità di vedersi applicata come regola diversa per il prossimo anno, o è il pur parler che c'è sempre quando a fine anno vedi che c'è una situazione che non ti aspettavi così determinante, così devastante? Per adesso è un pur parler, però secondo me se ne discuterà, perché insomma, che voglio dire, nella storia della MotoGP è successo 6 volte che un pilota sia stato in grado di vincere 10 gare, anzi non nella storia della MotoGP, nella storia della classe regina, ed è la prima volta che chi ne vince 10 non vince il mondiale, quindi delle domande bisogna farsene, anche perché oltre a tutto questo pesano tantissimo le sprint, perché Pecco ha fatto notare che senza le sprint sarebbe 24 punti davanti lui nella classifica del mondiale. 3 anni fa sta diventando determinante in questo senso qui, sei d'accordo? Sì, il concetto è che appunto nell'ambiente si comincia a sostenere che non va bene che di fatto il mondiale lo decida più la sprint che non le gare lunghe. Sentiamo a proposito cosa ne pensano anche Claudio e Fausto. Claudio intanto lo coinvolgiamo, a parte i saluti di prima, per sentire anche la sua opinione, per come l'ha vista, se aveva questa sensazione che si fosse molto vicina a questo potenziale epilogo che ci sarà comunque fra 2 settimane, e se anche questa osservazione è giusta, secondo me è molto interessante, che sta facendo Matteo, se lo trova d'accordo oppure no. Ma anch'io non mi aspettavo questa ennesima caduta di Pecco, e sono d'accordo che è da rivedere il punteggio. Io tornerei come negli anni del motomondiale della 500, che scartavi un tot di gare, tipo su queste qui, scartarne 4, le 4 peggiori, le scarti, così livelli un po' di più il punteggio, perché così è troppo a sfavore di chi fa gli errori e dei ragionieri. Però le gare, la sprint c'è, Bagnaia deve sapere che anche lì ci sono 12 punti in palio e se li deve giocare. Pesano molto le 8 punte. Secondo te, Claudio, la sprint l'hanno acquisita come mentalità tutti i piloti? Cioè è una parte determinante del Gran Premio, oppure è una gara a testa, una gara a esibizione, una gara dove rischi perché tanto alla fine sono pochi punti fra virgolette rispetto alla gara lunga? Cioè c'è la piena maturità e l'acquisizione della info fondamentale, o devono ancora cucirsela sulla tuta? No, beh, devono saperlo, anche perché i punti sono veri, perciò sono dei professionisti, non possono averlo tralasciato questo fattore qui. E, ripeto, cioè per me pesano le 8 cadute, che in un mondiale, anche se lungo, sono troppe, sono tante. Quindi questo, Fausto, può andare un po' ad inficiare il concetto di qualità assoluta del campione Pecco Bagnaia e dare un po' ragione a chi dice che sì, li stiamo vedendo come campionissimi, ma perché fondamentalmente in questo momento il livello è medio-alto, non altissimo. Secondo te? Ma guardi, io la gara sprint io la toglierei, non l'avrei neanche messa dall'inizio che ne hanno messo, sono 2-3 anni. Secondo me la gara sprint non ha senso, è un rischio in più per i piloti, per le partenze, per tutto quello che ci va dietro, e ritornerei al vecchio mondiale come era una volta, le gare la domenica. Casomai vedrei meglio una, più che la gara sprint, una super pole come faceva la Superbike fatta al sabato. La gara sprint è stata, secondo il mio punto di vista, è stata messa solo per lo spettacolo, per la televisione, per tutte quelle cose. Però ha avuto ragione sotto questo aspetto qui, perché è molto seguita, è adrenalinica, il fatto che non sia lunga ti lascia anche delle incertezze maggiori su quello che può essere il risultato, perché magari nel lungo periodo la qualità, la velocità, l'ottimizzazione della gara strategica e anche tecnica viene fuori sempre. Nella gara corta puoi anche pensare che anche chi parte dietro o chi
è meno performante come, come mezzo meccanico, possa anche cavarsi la soddisfazione della vittoria. Cioè, mi è sembrata sotto l'aspetto della, della qualità di attenzione per il pubblico interessante, e quindi vince. Per il pubblico, indubbiamente, però hanno tolto un'ora di prove alla, al sabato, alle prove libere al sabato ai, ai piloti, quindi anche chi è un po' più indietro con la messa a punto ha un po' più di difficoltà per mettere sta gara sprint che, io ripeto, a me personalmente non piace, anche come pilota, se non l'avevo messa quando correvo, capito, non ero entusiasta di questa gara sprint. La gara è bella alla domenica, o se no, come hai detto tu prima, fai come fa la Formula 1, mettine meno. Ho capito la tua valutazione, che tra l'altro si sposa, posso dirti, con tanti piloti che fanno parte dello stesso periodo tuo, quindi c'è forse magari anche una punta di nostalgia, ma tanti piloti della generazione tua hanno lo stesso tipo di modo di vedere. Torniamo a Matteo, che riprendiamo l'analisi di tutto quello che è stato il Gran Premio. Il distacco incredibile tra i primi due e tutto il resto, e questo fa capire che comunque qualche cosa bisognerebbe cambiare, oppure che c'è la situazione o tecnica o qualitativa dei piloti molto diversa in questo momento. Come anche qui, che tipo di soluzione proponi, Matteo? Siamo praticamente al giro di boa, una gara, la stagione chiusa, si guarda già avanti. Vabbè, io comunque temo che l'anno prossimo non cambierà molto, nel senso che Martin se ne va sulla Aprilia, ma sulla Ducati ufficiale sale Marc Marquez, che era l'unico che stava riuscendo ad andargli dietro domenica, quindi ho paura che la musica sarà di nuovo abbastanza simile, con le Ducati davanti a fare la parte delle padrone, perché il divario tecnico, onestamente, della Ducati rispetto alle altre moto mi sembra ancora molto importante. Cioè, ci saranno tutti i team due giorni dopo la fine del mondiale per i test a Barcellona? Che valore possono avere a Barcellona rispetto a Valencia? Ma guarda, è tutto un po' da capire lì, perché a Barcellona, lo sappiamo, c'è un grip che fa schifo anche a giugno. Sono un po' perplesso di vedere già come andrà la gara, perché con le basse temperature io non so come si comporterà l'asfalto di quella pista lì, e se poi non c'è grip martedì non so neanche che tipo di utilità possono avere i test, anche se è vero che pure su Valencia possiamo dire una cosa analoga, perché è una pista che richiede gomme asimmetriche anche davanti, che è una cosa praticamente che si vede solo lì a Phillip Island e in pochi altri posti. Quindi anche lì, bene o male, non è che ti facevi troppo un'idea di quello che andavi a provare. Ma tu avresti scelto un altro circuito, vista giustamente la rinuncia a Valencia? Ma io credo che Barcellona sia il compromesso giusto, perché si era parlato anche di Qatar, che sarebbe stato suggestivo avere la finale del campionato in notturna, però, cioè, capisco anche che le squadre gli abbiano anche detto: ascolta, sono 5 gare che siamo fuori dall'Europa, fate il favore di trovare una soluzione che logisticamente ci costi meno. Quindi anche quell'aspetto lì, secondo te, ha avuto il suo peso. Voglio sentire cosa dice anche Claudio della scelta di Barcellona, del valore dei test a Barcellona, di quanto può incidere tecnicamente questa gara qua, e se rispetto alla prossima stagione vede sostanzialmente, come Matteo, un raddoppio. Guarda, francamente io sarei restato a Sepang a fare l'ultima gara, perché visto quello che sta succedendo a Barcellona, che si è inondata anche lì, non è detto che si possa correre, da notizie di oggi e di ieri, e perciò io a quel punto lì sarei rimasto a Sepang. E sotto l'aspetto era un problema, Matteo, vai. Non c'erano le gomme a Sepang, perché ce l'avevano solo per il weekend appena passato e non arrivavano in tempo per fare la gara tra una settimana.
cioè per farla questo weekend se rimanevano separati. Sì, sì, era un problema di logistica di gomme. E parlando di Barcellona in termini di pista, anche in funzione di test, Claudio, la tua opinione qual è? È una data un po' avanzata, perciò il grip, come diceva Matteo, non è il massimo. Fare dei test lì non so quanto serva, anche perché io la guardo dal lato Yamaha, che dobbiamo provare dei piloti nuovi, il team nuovo, non so che vantaggio gli possa dare, cioè che vantaggio, che utilità gli possa dare. Prima di farvi una domanda, cosa è successo in partenza, Fausto, ti volevo chiedere a cosa si deve attaccare Bagnaia per non perdere la speranza di secondo te? Sai che ho capito male la domanda, però a cosa si deve attaccare in speranza della classica caduta di Martin nella possibilità di vincere, dove ci potrebbe essere una situazione tecnica o che sportivamente possa riportare, diciamo, il finale verso Pecco piuttosto che, o parliamo di niente? Più che altro Martin, che Martin deve fare la gara su Bagnaia, che Martin lì ha fatto i primi 4-5 giri di Assefang rischiando veramente, che gli bastava lasciare davanti Bagnaia, lui andare lì dietro, capito? Quindi se Bagnaia entra in box anche lui, deve fare quello che non ha fatto Bagnaia, che non ha fatto Martin a Misano. Quindi Bagnaia deve solo stare davanti e sperare che qualcheduno arrivi davanti a Martin per metterlo in compagno di squadra. Però chi gli può arrivare davanti a Martin può essere solo Bastianini e Marc Marco. Però a Barcellona, come abbiamo appena detto, in meteo siamo già avanti con la stagione e può prendere un weekend di pioggia, un weekend freddo, quindi sarà anche il meteo da tenere tanto in considerazione. Prima di andare al pronti via, perché dopo andiamo verso la fine di questo collegamento, io volevo chiedere in particolare a voi due, perché anche per un rapporto di amicizia che ci lega, parliamo spesso con voi, in particolare con Claudio, e spesso ospite 10 anni fa a Conta la Rovescia, che era la sorella anziana dell'attuale Speed. Parliamo di Andrea Iannone, tanta simpatia, brillantissimo nel dire che fisicamente molto indietro. Che figura ha fatto Iannone, che personaggio è Iannone per l'attuale MotoGP, e se può, al di là dell'aspetto mediatico, ragionare in termini agonistici o se si deve accontentare, fra virgolette, a fare bene in Superbike. Claudio. Beh, quello che ha fatto è quello che ci aspettavamo, cioè quello che mi aspettavo, anzi, non poteva fare molto di più perché proprio è stato chiamato senza fare nessun test, è volato da Jerez direttamente a Sepang. A livello mediatico è un personaggio, è rimasto sempre un personaggio legato al mondo della moda, visto le sue notevoli fidanzate, perciò dai, è stato anche simpatico quando nelle interviste, quando ha detto che non vedeva l'ora di andare a casa. Per me è positiva, ecco. Poi il risultato, ripeto, me l'aspettavo, ecco. Di più era fatica. Ma quando correvi tu e quando correva Fausto, anche voi avevate delle morose come quelle di Iannone o no? Magari. Matteo, leggimi la tua opinione e quello che secondo te ci sta nel commentare la prova di Iannone, il ritorno di Iannone in MotoGP, che ha suscitato, e io onestamente non me l'aspettavo così forte, tanta simpatia, tanto affetto nei confronti del pilota che ritornava dopo una vita, insomma, in MotoGP. Sono d'accordo con Claudio, nel senso, a livello di risultati, in linea con quello che bene o male ci si poteva aspettare, è stato mediaticamente molto seguito, devo dire la verità. Lui ha detto anche molte cose interessanti nel corso del weekend, tipo la MotoGP perché mette al bando gli abbassatori, sono bellissimi, io mi sono divertito un sacco a usarlo, lo vorrei in Superbike, è una follia toglierlo. E poi ha sottolineato il fatto di quanto
queste moto siano iperfisiche adesso, perché lui comunque è uno che si allena per fare la superbike, sappiamo che fisico ha, però dopo la, dopo la sprint ha detto che al settimo dei 10 giri era già distrutto fisicamente al punto che aveva male alle dita dei piedi addirittura. Poi vabbè, c'è stato questo dissing con Bautista dove lui ha sottolineato di essere andato più forte di Bautista, poi Bautista dati alla mano ha dimostrato che in realtà è andato più forte lui l'anno scorso, quindi c'è stato questo botta e risposta tra i due che ha creato un po' di pepe nel post gara. Che serve, perché in questo momento per me forse una cosa che manca un po' sono questi personaggi qui anche un po' pronti, spigolosi, pungenti, satirici, ironici, che rendono anche la parte del colore del pandan importante, perché comunque anche quello è attenzione, è parte mediatica, magari meno tecnica, ma sicuramente interessante, perché sennò a volte hai la sensazione che sia tutto un po' piatto. Siamo a 3 minuti, mi hanno appena detto dalla regia, dalla chiusura della parte dedicata alle due ruote. Velocemente mi dite tutti e due, tutti e tre, cosa avete provato in partenza, in pronti via, quello che è successo? Cioè, vedere una situazione del genere con tante macchine che tante moto tendono in quel modo, a me ha fatto veramente venire le palpitazioni e la paura di vedere qualcuno che si era fatto male sul serio. Siamo stati tutti fortunati, beh, sono tutti i protagonisti che ritroviamo fra 2 settimane a Barcellona. Matteo, perché è successo? Ma sai, purtroppo Binder era piegato a destra e non ha visto che Alex Marquez stava tornando sulla linea, si sono toccati e da lì si è generato, siccome poi è un destra-sinistra, si è generato un effetto domino. La cosa che ha fatto paura è che Miller, cadendo, è andato lui con il suo corpo a tamponare la moto di Quartararo e con la testa si è infilato praticamente tra la ruota posteriore e il codone. Io quando ho visto quell'immagine lì e ho visto i teli bianchi mi sono spaventato tantissimo. Poi quasi subito i nostri fotografi hanno caricato le foto, lui era in piedi in mezzo ai teli bianchi, quindi hanno creato probabilmente anche della tensione per niente, perché poi in realtà il problema non è stata la testa, ma è stata una cosa che in TV non ha visto nessuno, fino a che dopo la gara John Mir ci ha detto che gli era passato sopra le gambe. Ecco. Tipo come Bagnai a Barcellona l'anno scorso, il problema era quello. Solo che sul momento sembrava una cosa molto più brutta di quella che è stata, è stato un momento brutto proprio. Claudio, una situazione, Claudio e Fausto, una situazione imprevedibile che può capitare o dove ci sono state responsabilità, errori tecnici importanti? No, con le moto di adesso le partenze ormai sono tutte, è fatica a sbagliarlo, con l'edge control, con gli abbassatori, arrivano tutti alla prima curva tutti insieme, perciò a volte capitano. Io ho avuto paura perché, ricordando quello che è successo a Sepang con Simoncelli, vedere il telo bianco, Sepang, il telo bianco, dove andava a sbattere Miller dalle sequenze in televisione, mi sono preso veramente paura, mi ha ricordato quel brutto evento. Ricordi drammatici che purtroppo non ti abbandonano più. Fausto, tu hai corso in un periodo in cui era ancora più pericoloso forse, o perlomeno magari si era fatto un po' meno per la sicurezza, adesso almeno da quel lato lì mi sembra che l'impegno sia tanto. Poi abbiamo sempre detto che le due ruote in particolare sono molto pericolose, anche tu penso che sia andato un po' in emozione in quel momento lì. Siamo in chiusura, ragazzi. Sicuramente, però, visto che lì le curve sono lente, sono curve che faranno i 50, quella lì, la destra e quella a sinistra. E che, come ha detto anche Claudio, le moto non partono tutte uguali, ci arrivano forte, e i piloti rischiano di prendere la posizione davanti, questo incrocio di traiettorie, però incolpevole nessuno, capito? Dopo tutti accusare il fratello di Marquez, che quando c'è un Marquez di mezzo succedono sempre queste cose, capito? Quali sono quei pettegolezzi di quella tifoseria calcistica? Ecco. Comunque quello è stato un incidente di percorso, fortunatamente è andato tutto bene, però ripeto, curve da 50 all'ora, quando ci sono queste curve qui in fondo al rettilineo, possono capitare questi incidenti. O la come diceva Claudio, arrivano tutti assieme fortissimo, chiaro che ci può stare.
Io vi devo chiedere scusa, ma siamo vincolati ai tempi e agli incastri con le diverse situazioni. Siamo in chiusura di questa parte. Se ci siete, se ci sarete, potrete, avrei piacere di fare con voi il gran finale il 19 novembre, due giorni dopo Barcellona. Quindi abbiamo modo di sentirci, chiederemo la collaborazione a Claudio, a Moto 2000, per quello che è il brand Yamaha, con grande attenzione anche in prospettiva. Grazie a Fausto, perché è sempre nei nostri cuori, di quelle persone che non ha mai cambiato modo di essere, è sempre disponibile, sempre carino, quindi io lo stimo tantissimo, come era come pilota, oggi come opinionista. E poi un abbraccio grande al nostro professore, perché grazie a Matteo Nunes con Motorsport diamo sempre informazioni attuali, andiamo in profondità e grazie alla vostra professionalità riusciamo a fare bella figura anche noi. Matteo, ci sentiamo per il dopo Barcellona, così come anche ai due amici che sono ospiti oggi in casa Moto 2000. Grazie a tutti e buona serata a voi. Ciao. E adesso andiamo in pausa pubblicitaria prima di guardare un po' di Formula 1. Eccoci pronti per la seconda parte, entriamo nell'angolo dedicato alla Formula 1, alle spalle il Gran Premio del Brasile che andiamo a leggere in tutte le sue sfaccettature assieme all'amico direttore di Motorsport Franco Nunes. Lo vediamo, eccolo qua. Ciao Franco, buonasera, bentornato. Hai assistito, secondo me, ad un Gran Premio della vecchia generazione, sembrava di essere tornati un po' indietro, caratterizzato da quanto può l'acqua, per quanta ne è venuta giù, scombinare le situazioni di quelle che sono le strategie, le previsioni e questo e quest'altro, e anche probabilmente i valori tecnici, perché alla fine ha vinto il migliore, che è Max Verstappen. Vorrei partire da qui con te. Ma allora, se fai dei riferimenti storici, portiamolo avanti fino in fondo, e la sensazione è che i giovani possono aver vissuto un qualcosa di simile che noi avevamo già avuto modo di apprezzare nel 1993, Gran Premio d'Europa a Donington, Ayrton Senna parte quinto, alla fine del primo giro è in testa e rifila praticamente quasi un giro a tutti quanti. Ovviamente pista bagnata, lui con una McLaren indiscutibilmente meno competitiva della Williams di Alain Prost e di De Monil, quindi viene fuori un Gran Premio straordinario che è rimasto scolpito nella storia della Formula 1. Io credo che anche i più grossi critici del pilota olandese oggi debbano ammettere che si possono trovare delle analogie molto interessanti. Ti dirò che, se non sbaglio, e tu mi puoi aiutare, è un Gran Premio che ricordo in particolare perché parliamo del 93, una Minardi bianca arriva a sesta con Barbazza. Potrebbe essere in un lunedì di Pasqua, la domenica di Pasqua, vediamo che gli anni, esatto. Però non cancellano le feste, le gioie che in quel momento lì, in quegli anni lì, riuscivamo a vivere quando uno dei piloti di Giancarlo portava a casa punti, perché allora erano soltanto sei i premiati e probabilmente solo se fosse stato diverso anche per Giancarlo poteva essere più lunga la storia e restare in Formula 1. La tua osservazione, cioè la continuazione di quello che è stato il mio discorso, è perfetta, perché tu le hai vissute tutte queste esperienze qua. E allora, così come secondo me ha vinto alla grandissima, poi dopo le andiamo a analizzare, Verstappen ha perso in maniera importante la McLaren, o sbaglio? Sì, direi che possiamo definire game over per quello che riguarda il mondiale. C'era la prospettiva di vedere una sfida che poteva arrivare fino all'ultimo Gran Premio di Abu Dhabi. Ora che Max Verstappen ha 62 punti di vantaggio, credo che possiamo virtualmente considerare chiusa la partita, e probabilmente già a Las Vegas potrebbe esserci una vera e propria incoronazione dell'olandese.
Tu stavi facendo riferimento al signor Lando Norris e io ti seguo immediatamente, perché io ho la sensazione che chi è andato in bambola non è solo il pilota, che ha mostrato uno dei suoi difetti che si porta dietro, la mancanza di solidità mentale nel momento in cui bisogna tirare fuori le palle, e in questa situazione abbiamo visto un Lando Norris straordinario al sabato, quando tutto andava bene, che ha beneficiato dell'aiuto di Oscar Piastri, che gli ha ceduto la vittoria nella gara sprint, e le cose si sono poi molto complicate nel Gran Premio Bagnato, dove Norris partiva, ricordiamolo, in prima posizione in pole position, e Max Verstappen 17° penalizzato. Sulla base di questo era facile pensare, credere, che la McLaren avesse la grande occasione per mettere in saccoccia quei punti necessari a dare vita a una vera e propria rimonta. Tant'è che se prendiamo la fotografia della partenza, la differenza in punti era diventata, con Norris in pole e il signor Max Verstappen fuori dai punti, 19 lunghezze di differenza, quindi un recupero che sarebbe stato straordinario. Da 19 siamo passati a 62 in un colpo solo, e io ci vedo una correità da parte della McLaren in quello che sta succedendo, e mi spiego. Stella, Andrea Stella, ingegnere italianissimo, è stato straordinario nel costruire una squadra dalle ceneri di un team che era un team top team, secondo quella che è la conoscenza della McLaren di chi ha i capelli bianchi. Però un conto è arrivare a essere in battaglia e un altro conto è vincere. E qui la musica, secondo me, cambia in maniera molto pesante. Andrea Stella è una persona per bene, una persona che rispetta le figure che lavorano con lui, rispetta la parola data, e ha detto più di una volta che non voleva nominare una prima guida perché il suo obiettivo è vincere con la McLaren nel 24, ma soprattutto continuare a vincere con lo stesso staff 25, 26, 27. Un piano quindi molto molto ambizioso. Però la sua forma di buonismo, di tenere tutti attaccati, alla fine secondo me si è rivelata la falla attraverso la quale sono venuti fuori poi i problemi. Norris aveva bisogno di supporto psicologico nel spingerlo a farlo sentire il pilota che deve vincere la lotta contro Max Verstappen. E invece nella pioggia si è sciolto come neve al sole. Ha commesso errori, non ha avuto la sensazione di riuscire a sfruttare quello che era il potenziale della macchina. Io sono rimasto stupito, in una gara sul bagnato, dove abbiamo visto nei 20 piloti in griglia sorpassi praticamente a tutte le curve, ovunque si trovava un minimo di aderenza c'era qualcuno che ci provava, sentire parlare Lando Norris non aveva una macchina veloce in rettilineo. Ma chi se ne frega? Cioè, voglio passa dire, da un'altra hai parte. Montato, hai montato l'ala più carica per avere uno dei pochi la possibilità di avere una macchina più adatta al bagnato, e poi ti attacchi che non riesci a fare i sorpassi con il DRS. C'è qualcosa che non quadra, perché abbiamo visto Max andare a cercare l'aderenza nei punti più impensabili della pista, e abbiamo visto sorpassi, devo dire, straordinari da tantissimi protagonisti, oltre a tanti errori, diciamo anche questo. E vedo un Lando Norris debole, non supportato. Ti aggiungo, Oscar Piastri secondo me aveva il muso lungo ancora del fatto che aveva dovuto cedere la posizione sabato, la vittoria, che sarebbe stata la seconda vittoria nella sprint race, e accodarsi a Lando Norris. Io, il pilota che, se può evitare di avere il compagno di squadra campione del mondo e poi trovarsi il numero uno, quello che arriva alla nuova stagione con comunque un'attenzione superiore e forse anche qualche aiuto,
non mi stupisce che a un certo punto magari abbia un po' tirato, usiamo la parola giusta, i remi in barca e abbia fatto una gara anonima. Il sorpasso di Max Verstappen in tromba sulla McLaren dell'australiano a me è sembrato veramente molto strano. È quasi eccessivo, fin troppo facile rispetto alle difficoltà che la gara tra l'altro proponeva, proprio per le condizioni. Siccome è un combattente straordinario, ecco, a me ha fatto sorgere più di un dubbio. E allora il buonismo di casa McLaren non so quanto sia stato utile, perché l'ordine doveva essere: caro Oscar Piastri, tu vai in pista, occhio che devi portare punti utili alla causa di Lando Norris, se no non stai facendo il tuo lavoro. Questo non è stato detto e quindi il risultato è quello che abbiamo visto. Ma io ti aggiungo una cosa, ti faccio anche una previsione, che questa McLaren deve stare attenta. È vero che abbiamo visto una Ferrari sottotono a Interlagos, ma a Las Vegas io credo che ci sarà una Ferrari in grado di lottare per la doppietta. E se la Ferrari dovesse centrare la terza doppietta stagionale, attenzione, perché fra la possibilità di vincere due titoli e tornare a casa con le mani vuote, c'è un grande rischio di tornare a casa con le mani vuote. In questo momento, come dici tu, la McLaren questa sensazione la sta dando, perché nel momento della fase finale dovevi esprimere tutta la tua capacità, concentrazione e forza mentale, sei sembrato debole in tanti punti di vista. Sì, facevi però primi la riferimento era competitiva, Stefano. Sì, non hanno saputo utilizzarla, sì, per quello che era in grado di esprimere. Cioè, non il era una McLaren via, non a posto per vincere e fare, no, bene. Non sono stati capaci di gestire la pressione, né i piloti, né evidentemente anche il team Principe. Perché dietro quello che hai detto tu prima di Stella, io ti aggiungo, e sono convinto di non essere molto lontano dalla tua opinione, che anche tu come me sei convinto che un Chris Horner e un Toto Wolff avrebbero gestito diversamente il rapporto con i piloti, cioè una pressione più cinica, più tosta, più cattiva. Stella, buono, rispettoso della parola spesa, ma alla fine ha fatto sembrare un po' morbidi tutti, con un pilota lucido, freddo, che è quello che doveva stare dietro e quello che sulla carta doveva far vedere di essere veramente maturato, continua a sbagliare le partenze, continua ad essere un po' in difficoltà un pochino dappertutto. Ti chiedo anche questo, ma si deve andare a scuola per imparare a fare le partenze o no? Perché questo non ne infila una, eh? No, lì non è un problema di partenza, lì probabilmente ci può essere qualcosa di tecnico nello da verificare, nello stacco, sì. Non do tutte le colpe a Lando Norris. La colpa di Lando Norris è di schierarsi, vedere partenza abortita, metterla prima e partire. Vuol dire che non hai la lucidità di quello che ti sta succedendo intorno in quel momento lì. Poi se ne è trascinati altri, se la sono cavati con un richiamo ufficiale, niente di più, una reprimenda. Però quello era il segnale di come la molla, appena si è accesa una luce, si è scattata. E l'effetto della partenza può anche essere dovuto alla consapevolezza di aver fatto una boiata spaziale prima ancora del via, con un errore che un pilota, appunto, che ha la lucidità e il controllo di quello che deve succedere in mano, non avrebbe dovuto fare. Non fa, perché gli episodi anche di chi gli errori incredibili, possiamo fare sorridere i nostri amici ricordando che ci sono piloti come Lance Stroll che sono titolari del patentino di Formula 1 che in certi momenti sembra che siano lì per caso. Ecco, come te la spieghi tu? Va bene che possiamo ricordare, secondo me c'è un collegamento anche quello agli anni che furono con una Alain Prost che butta via la gara a Imola. Anche lì mi sembra che, se non è stato il 93, poco ci manca, perché mi sembra che fosse l'anno in cui vi andò a sbattere Piero Martini in quella gara stessa e aveva la macchina ancora in versione passaggio da quella dell'anno prima alla era il 91, secondo 91 me. Quindi era la M191 di Giancarlo, che ancora forse non era pronta, però ricordo quel particolare lì. E quindi diciamo,
Ecco, la tua opinione su quello che è un Io pilota. Però attenzione, a livello televisivo sì. si rende buona l'immagine e si bolla il pilota. Io ho sentito voci di problema ai freni per Stroll, cioè che è andato a fare cambia, la prima staccata. Ho capito, ma sai, se poi non viene raccontato e non viene detto, fa la figura del pirla a tutti gli effetti, che ha fatto la figura del pirla. Secondo me l'ha fatta due volte, nel momento in cui era in zona di asfalto e poteva girarsi, ha scelto poi di passare dal fango, non dico la sabbia, dal fango per impantanarsi lì dentro. Quindi aveva anche un'occasione per ripartire. Non so poi effettivamente se aveva davvero questo problema teorico detto, poi non ho avuto tempo ancora di verificare, cosa che farò con grande piacere, però cambiano gli scenari del racconto, no? Dalla C maiuscola aggiungendo altre parole, forse c'è un attenuante in una situazione che era che potrebbe esserci. Difficile. Senti, per restare in Aston Martin, andiamo a parlare di Ferrari. Quello che è stato anche, mi è piaciuto il discorso di Fernando, che in una gara passa più adatta forse anche le sue caratteristiche, tanto ha dimostrato grande determinazione, grande stima per i meccanici, la voglia di finire la gara nonostante condizioni non propriamente brillanti della situazione del momento in casa Aston Martin. Quel Fernando lì è quello sul quale secondo me puoi investire lavorando con un Adrian Newey, perché avresti veramente un pilota che è un fuoriclasse, non quello che può sembrare sull'orlo o all'inizio del viale del tramonto. Come la leggi tu? Non sono, questa volta non sono d'accordo con te. Oh. Lo so che c'è sono un legame per quello, per... straordinario con Fernando. So che Fernando è un pilota che ha ancora delle motivazioni incredibili quando è in macchina, è forse quello insieme a Max che riesce a leggere la gara in modo compiuto, non solo rispetto alla sua posizione in pista, ma riesce a leggere i cartelloni, vede le immagini televisive sui maxi schermi mentre sta andando a 300 all'ora. Però, e questo però me lo devi concedere, per me a 43 anni non ha più il guizzo del grandissimo fuoriclasse. Può aiutare Newey a indirizzare la squadra, ma secondo me nel 26 sarà bene che Papa Stroll se lo vada a prendere un pilota top a tutti gli effetti, a tutto tondo. Se no, quel mondiale che vuole costruire con il nuovo regolamento non riuscirà. Dici che farebbe fatica a farlo. Quindi la stessa cosa sì. la pensi anche per Lewis o no? Ma, fino a pro contrario, Lewis ha ancora dato dei segnali di essere in grado di vincere. Tu sei il conduttore, ma ti faccio una domanda. Quanti anni è che Fernando non vince un Gran Premio? Insomma, che mi sembra che siano Quindi capisci abbastanza. Che cambiano un po' cambiano molto gli scenari. Io credo che Lewis sulla Ferrari potrebbe avere una macchina competitiva e come lo abbiamo visto a Bulico, avulso dalla gara, in lotta con i ragazzini e le ha anche prese nella lotta con i ragazzini a Interlago sul bagnato, dove lui di solito va veramente molto forte, riesce a far vedere quella che è la sua sensibilità di guida, era come se avesse un po' staccato la mente. La macchina non è competitiva, è inutile andare a prendere rischi. Lui è finito decimo, Russell con la stessa macchina ha concluso al quarto posto. Quindi è evidente che c'era una carenza certamente di pilota. Però ogni volta che lui trova la V15 in qualche modo competitiva, ecco che diventa il cinico lottatore pronto a raccogliere il massimo. Io credo che l'opportunità in Ferrari di fare bene, non so se di vincere, ce l'avrà sicuramente. Quindi io vedo vedi, abbastanza diverse le due storie. Lo vedi in una c'è situazione uno che mentalmente, molto differente. Sì, perché mentalmente Lewis è ancora abituato a lottare per vincere. Fernando è troppo tempo che non vince.
Quindi questo è un segnale che dobbiamo ricordare nella lettura di quello che saranno i prossimi anni, anche come strategie dei team principal. Senti, hai nominato la decima posizione di Lewis Hamilton, andiamo a guardare il settimo e nono posto della Red Bull, della Racing Bull, della Toro Rosso, che tra l'altro per un attimo ha visto anche Tsunoda al terzo posto nelle prove, quindi comunque un weekend importante, forse hanno raccolto un po' meno di quello che potevano. In questa lotta a distanza, che si è particolarmente accesa nell'ultima parte di stagione, che li mette a confronto con una Haas che anche quella partita in maniera quasi improponibile, invece sta, diciamo, onorando questa seconda parte di stagione e questo finale in particolare. Chi vedi davanti a fine stagione dopo i prossimi tre Gran Premi? Io temo l'Alpine, che era considerata sott'acqua, e qui a Interlagos ha conquistato 33 punti, è stata la squadra che ha messo in carniere più punti di tutti in Brasile, questo già è un dato di fatto, e con questi 33 punti si arrampica all'improvviso al sesto posto del Mondiale Costruttori, che sembrava una partita chiusa esclusivamente fra Haas, come dicevi tu, e Racing Bull. Racing Bull ha fatto un Gran Premio molto positivo. Tu hai citato il terzo posto di Tsunoda in griglia, ma è giusto dire che Tsunoda è stato a lungo terzo in gara, sì, senza commettere la minima sbavatura. Era riuscito a capire quando era il momento di cambiare le gomme, e con sensibilità aveva montato le gomme full wet prima che la direzione gara si inventasse l'interruzione con la bandiera rossa. Poi, se vuoi, parliamo anche di questo. Quindi sì, gli hanno silurato la puoi gara. Puoi andare avanti su questo, Franco, che tu hai io una capacità incredibile di collegare tutto. Sono un po' stufo di vedere apparire bandiere rosse senza una vera ragione. La bandiera rossa si mette fuori nel momento in cui succede qualche cosa. Qui non era successo niente, stava aumentando forse un po' l'intensità della pioggia, ma mi verrebbe da dire, ok, c'è chi aveva montato le gomme full wet, questo era Lawson, era Bottas, ma soprattutto Tsunoda, e Tsunoda stava girando 5 secondi al giro più veloce, quindi costruendo quella che poteva diventare un'impresa, magari dietro a Max Verstappen, poteva esserci anche il giapponesino di Faenza. La faccio grande, ma in realtà poi chi ha saputo sfruttare il meglio della situazione è stata proprio l'Alpine con Ocon e Gasly. Dico questo perché ora c'è un utilizzo della radio che sta diventando anche politico. È cominciato il piagnisteo dicendo qua adesso c'è una nebulizzazione dell'acqua, non rischia di non vedere niente, bandiera rossa, hanno cominciato a chiedere 1, 2, 3, 4, e alla fine quel gran Riccardo Cuor di Leone, che è il direttore di gara, Wittig, ha puntato sulla situazione di sicurezza dando la bandiera rossa. È vero che le gomme Rain blu hanno un problema perché tolgono visibilità, scaricano talmente tanto l'acqua. Hanno una grande tenuta dell'acqua, esatto. Poi è improprio anche il termine, non è solo la gomma, il grosso dello scarico è dato dal diffusore dell'effetto suolo, che spara una quantità di goccioline bagnate che rende veramente difficile la situazione. Però non può essere la logica che devo fermare la gara perché sta leggermente aumentando la pioggia. Era previsto, lo sapevano, c'è chi ha continuato a girare in situazione di intermedia, poi le full wet non le hanno poi mantate. Quindi no. La prova della gara testimonia che ci si è presi paura rispetto a un pericolo che non si è manifestato. Senti, diventare un modo che condiziona politicamente l'andamento delle corse, e proprio non mi piace.
Quello è un po' il tuo grido d'allarme già da un po', quando tu noti troppe situazioni che escono dall'aspetto prettamente sportivo e tecnico e si entra in labirinti che non sono quelli che ti piacciono. Perché è una scelta di paura, la paura non ti rende lucido e quindi ti porta a commettere degli errori che poi possono essere interpretabili da qualcuno dicendo si è cercato più show con una ripartenza la cosa, da qualcun altro di una visione politica con scelte che hanno poi avvantaggiato qualcuno a danno di qualcun altro, perché poi esatto. Il signor giapponesino Yuki il risultato non se l'è più trovato in saccoccia e l'avrebbe invece assolutamente anche meritato. E comunque fra arrivare settimo e terzo la differenza è grande anche in termini di punti. Franco, scivoliamo un attimo sul discorso delle due Alpine, Ocon secondo, Gasly terzo, però si parla solo di Gasly. Mi piacerebbe... Ah, Ocon secondo, perché mi sembrava che per Flavio avesse corso un pilota che ha preso che punti per due. Sembrava come la Red Bull che ha solo un pilota, in realtà lui ne ha messi due, ma quello che non sarà confermato purtroppo è stato ricordato poco. Ti voglio chiedere, visto che siamo ormai in chiusura, mi dicono dalla regia, abbiamo quasi bypassato completamente la Ferrari. Allora andiamo un attimo su Maranello, perché è tanto la battuta fatta su quello che è stato il poco celebrare Ocon, l'hai fatta a conferma di quello che è la situazione in un team che comunque sta crescendo, che comunque sta cambiando. Poi il famoso discorso, quanto è stato bravo Briatore, quanto è stato fortunato in certe situazioni, sicuramente sta cambiando, gestendo, è un gestore, lo hanno paragonato al dottor Marco come ruolo, come importanza. Rimane il fatto che in questo weekend l'Alpine, che sarà motorizzata come tu sai bene Mercedes dall'anno prossimo, ha fatto una bellissima figura. Mi dici che abbiamo due minuti per spiegarci perché Ferrari solo quinta, dove è andato a correre Sainz, che non abbiamo visto come al solito, ma ci può stare perché veramente è stato un martello per tutta la stagione e a me dispiace tanto, al di là delle scelte giuste, come hai detto tu, di non rivederlo. Leclerc in certi momenti sembrava il Leclerc vero, in altri un po' appannato. Che la macchina non fosse al top nelle simulazioni a casa, quello che è la scelta di assetto, di setup che viene fatto prima, stavolta forse non l'hanno indovinata bene. Te la faccio brevissima. Hanno toppato la macchina con cui sono scesi in pista a Interlagos, avevano secondo me dati di asfalto nuovo diversi da quelli che poi erano gli effettivi dati del grip utilizzabile in Brasile, e sono andati in crisi già nelle prove libere, unico turno disponibile, non sono riusciti a mettersi la macchina a posto per la gara sprint e hanno poi inseguito per tutto il weekend. Per me, io ho sentito commenti su Sainz, arriva dalla vittoria, si è scaricato, ha commesso errori, non sono d'accordo. Per me vedere due uscite di pista di Carlos Sainz abbastanza strane, perché non frutto di vero errore di guida, ma di una macchina che non rispondeva a quello che erano le aspettative, sono secondo me il segnale che la Ferrari da guidare a Interlagos era veramente molto difficile, quindi macchina non a posto. È vero che mancano i punti di Sainz, però riconosciamo a Leclerc, con il piazzamento che ha portato a casa, di saper da fuori classe a volte interpretare situazioni molto difficili mettendoci del suo. Quindi chi parla di bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, lascerei perdere. Buttiamo via questa trasferta che è andata veramente male. Ripartiamo dal Messico verso Las Vegas. Bravo, a Las Vegas l'aspettativa è quella di fare una doppietta, primo e secondo. Se dovesse ripartire il filo congiungendo il Messico con Las Vegas, attenzione McLaren, perché è meglio che ti allacci le scarpe e dalla possibilità di vincere due mondiali finisce che non ne vinci neanche uno. E se sono
Fred Vasseur ci prova in tutti i modi, cominciare a portare a casa qualcosa di forte. È dal 2008 che non succede niente, c'è un costruttori a disposizione. Che cerchiamo di recuperare, ne parliamo con te il 24 di novembre dopo il Gran Premio di Las Vegas. Grazie Franco Nunes e grazie motorsport.com. Fra due settimane si riprende a parlare di Formula 1. A tutti, grazie Franco, andiamo ai saluti con ovviamente ringraziamento all'emittente, Icaro TV vi ricordo, la nostra regia, sponsor, appassionati, pubblico, spettatori. Ci vediamo non la prossima puntata, ricordatevi, niente speed per martedì 19, per martedì 12 si torna martedì 19. Grazie a tutti e buona serata. Speed è stato offerto da A+ Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Cibe, la tua nuova casa, Clinica Nuova Ricerca, Consulta, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Isol Casa, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare, Misano World Circuit, Osteria La Capannina e La Tramonteria, Qui si sana, Ristorante La Cappa, Rose and Crown, SGR Luce e Gas.